Perdonami, Gesù, di aprirmi al tuo amore, così che anche io possa aprirti il mio amore. Ti adoro, Gesù, credo in te. Credo in te morto e risorto, vero Dio e vero uomo. Signore, il tuo amore è grande. Parole dal cuore, pensieri, canti ed emozioni con Don Lucio Giacintucci e Nando Marinucci che vi parla. A Don Lucio Giacintucci la preghiera d'apertura per questo nuovo incontro, il numero 64. Don Lucio, ne mancano 8 alla chiusura. Sì, volevo salutare tutti voi, cari radioascoltatori della Radio Diocesana, Radio Speranza, e come di consueto iniziamo questa trasmissione chiedendo al buon Dio di stare vicino a noi, di accompagnarci per tutta la giornata e in particolare per questo momento di riflessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Caro Don Lucio, oggi è una giornata davvero particolare perché abbiamo scelto una parola molto misteriosa. La parola scelta è la parola paura. Periodo di conflitti nel mondo, periodo di grandi paure ovviamente. Anche se viviamo ai margini del mondo dei grandi fatti, anche noi abruzzesi stiamo subendo i disagi e le paure che affliggono questa strana umanità sempre in fibrillante movimento. Noi abruzzesi poi viviamo una mobilità molto particolare, sempre più dinamica ma incerta. E sulla costa si rivelano sicuramente i fatti più interessanti, specialmente nelle grandi città come Pescara, per esempio. Oggi non abbiamo scelto di invitare ospiti. La paura, quindi, è una parola molto misteriosa e quindi ce la sbrighiamo noi, caro Don Lucio. Quindi l'ospite speciale è Don Lucio Giacintucci, che ci aiuterà come guida a intraprendere questo viaggio nei misteri di questa parola. L'uomo è sempre in movimento, migrazioni di ogni genere dunque, da quella epocale, dai paesi poveri, quella che stiamo registrando dalle cronache tutti i giorni, a quelle nostre tradizionali della montagna che scende a valle, da quelle dai grandi centri verso le aree intorno, limitrofe, per chiudere infine a quelle più indecifrabili delle nostre aree di confine. Parlo della regione Abruzzo, la zona della Marsica, la zona del Vastese, la zona del Teramano, su a confine. Cosa succede dunque nella nostra regione, caro Don Lucio? La cronaca quotidiana annota motivi sempre più preoccupanti. Bisogna davvero avere paura. Ecco, la paura è un sentimento forte, e sicuramente quello che accade nel nostro piccolo Abruzzo può far paura, ma molto spesso quando ragioniamo diciamo che noi ci salviamo un po', perché forse le mafie non ci sono proprio come in altre regioni, perché ecco, sicuramente la malavita non fa parte, diciamo, di queste nostre zone, però la paura c'è sempre, una paura alimentata soprattutto dai mass media che
che ci tamburellano con tutti i fatti di cronaca, e capite che quando noi ascoltiamo un fatto di cronaca, due fatti di cronaca nera, tre fatti di cronaca nera, poi questi fatti si impadroniscono del nostro cuore e, volendo o nolendo, ci danno, ci intristiscono. Ma noi sappiamo che con Gesù non può esistere la paura, la parola paura. Non so se vi ricordate, anche lui stava un giorno su un barcone insieme agli apostoli, questi barconi che vengono con tante speranze di questi uomini, no? E ci fu una grande tempesta e Gesù dormiva su un cuscino, no? E gli apostoli dissero: ma non ti interessa che noi moriamo? Lo svegliarono proprio. E Gesù forse non è che stava veramente dormendo, però voleva vedere la reazione di questi apostoli, no? E dice una cosa bella, che ci dà una grande speranza, no? Noi non possiamo avere paura. Infatti dice agli apostoli: ma come mai avete ancora paura? Non avete ancora fede? Quindi mette queste due paroline, paura e fede, le mette insieme. Noi abbiamo paura quando non abbiamo fede, quando non ci fidiamo. Anzi, queste paroline sono inversamente proporzionali. Più paura abbiamo e meno fede abbiamo. Più fede abbiamo e la paura diminuisce. Quindi il nostro Dio è venuto qui sulla terra per dirci proprio questo: non avete paura, non abbiate paura. Bene, Don Lucio, stavo già meditando questo passo biblico da te raccontato in maniera bella davvero, e quindi stavo pensando al brano che adesso stiamo mandando in onda, La Ragione, The Reason, ultimo singolo dei Gen Rosso, pubblicato proprio qualche mese fa, dicembre 2022. Dal testo prendiamo qualche parola. I Gen Rosso parla del tempo scaduto, abbiamo mancato la chiamata, le porte scorrevoli ora sono chiuse, il buio è qui, il treno della pace se n'è andato, terrore e paura d'apertura. Queste sono le parole di apertura proprio del brano, poi la meditazione le apriremo su altre parole. Prego la regia. Time up, we missed the call, the sliding doors are closed now, darkness here, the peace trends gone, dread and fear all over. Your voice, my deja vu, no memory, millennium. Kill each other, strategy, is that our destination? I don't wanna killing gun. Clouds are weeping tears and shame. Why do I have to lie here on the ground? Mud and bloodshed on my hands, my fate. Keep flying, peace, and reach the shore. Right down for words, let's stop all wars. Light our path, give us just hope. That's the reason, that cause we want to live for. Shame. Why do I have to lie here on the
the ground. Mud and blush and on my hands, my face. You fly in peace and reach the shore. Write down for words, let's stop all wars. Light our path, give us just hope. That's the reason that cause we want to live for. Allora, Don Lucio, i Gen Rosso dicono millennio senza memoria, ucciderci l'un l'altro, strategia. È questa la nostra destinazione? Punto interrogativo. Nel testo si parla anche di tempo scaduto. Tempo scaduto. Ecco, il tempo, dice il Coelet, abbiamo un tempo per fare tutto, un tempo per vivere, per nascere, per morire, per lavorare, per riposarsi. E il tempo, il nostro rapporto col tempo. E non so se vi ricordate il popolo di Israele nel deserto, no? Tutti abbiamo questa idea di questo popolo che cammina per 40 anni nel deserto, ma il popolo aveva raggiunto la terra promessa molto tempo prima di questi 40 anni, e che quando entrarono per vedere, alcuni esploratori, per vedere com'era fatta questa terra promessa, questi esploratori cominciarono a, presi dalla paura di queste città fortificate che avrebbero trovate lì nella terra promessa, presi dalla paura di questi grandi eserciti che avrebbero dovuto affrontare, cominciarono a denigrare un po' questa situazione, come si ribellarono a Mosè, perché dicevano non possiamo entrare, questi ci distruggono, no? E la paura, invece la volontà di Dio che questo popolo entrasse proprio nella terra promessa. Lì, in quel momento, in quel tempo, hanno perso il tempo, non hanno colto l'attimo. Il Signore voleva farli entrare subito e questi non sono entrati, non si sono fidati di Dio. Ritorna la fiducia, no? Che non hanno avuto in Dio, come se quel Dio che li aveva fatto uscire dal paese Egitto, aperto il Mar Rosso, li avrebbe potuti abbandonare nella terra promessa. Hanno paura, e allora cosa fanno? Tornano indietro e vagano nel deserto per 40 anni. Quindi c'è una vita, noi siamo chiamati con la sapienza del cuore a interpretare quello che ci accade, perché c'è una vita che noi dobbiamo vivere adesso, diceva il famoso Claudio Baglioni, no? Io adesso devo cogliere l'attimo, adesso devo entrare nella terra promessa, non devo aver paura, mi devo fidare di Dio, adesso, guardate che è importante, perché a volte noi abbiamo paura del futuro, abbiamo paura mentre con la paura del futuro, l'ansia per il futuro non ci fa vivere bene l'oggi. Oggi io devo vivere senza paura, fidandomi di Lui. Caro Don Lucio, ogni tanto ci piace prendere a modello, riferimento, le parole del Papa. Su Vatican News dello scorso 21 gennaio il Papa affermava che la paura frena l'anima e il giusto antidoto è la vicinanza alla gente. Il pontefice poi racconta dei pensieri, dei timori, delle sensazioni, a partire proprio dalle elezioni al conclave, che hanno contraddistinto questi anni del suo pontificato. Poi riflette su temi come l'accoglienza dei migranti, delle persone omosessuali, il carrierismo nella Chiesa, la formazione dei seminari e la prevenzione degli abusi. Infine rivela, tra virgolettato, anch'io a volte temo di sbagliare, ma la paura eccessiva non è cristiana.
E questa è la domanda che ti pongo, caro Don Lucio. L'impegno nel servizio è quello che edifica veramente, offrendo davvero grandi soddisfazioni, anche intime. Ma i rigurgiti di una paura antica e di un individualismo pericoloso oramai sembra dominare la scena sociale. Allora, la domanda precisa è questa: c'è davvero urgenza di registrare i nostri sistemi d'accoglienza? Vabbè, la risposta è scontata. Sicuramente sì. Sicuramente sì. Noi abbiamo paura del diverso, e quindi a tutti i livelli, quindi il diverso che può essere, ecco, colui che arriva su una barca, no? Il diverso che può essere una persona diversa da noi, proprio l'omosessuale, no? Il diverso. Noi abbiamo paura del diverso. E si diceva il Papa all'inizio, che la paura frena l'anima. Anzi, fa di più la paura, intristisce l'anima. La tristezza, quando si impadronisce della nostra anima, non permette allo Spirito Santo di agire in noi. Quindi ritorniamo sempre lì, no? La paura, come faccio ad accogliere una persona diversa se io ho paura di questa persona? Come faccio a dialogare con i giovani, con i ragazzi, con gli anziani, se io ho paura perché non sono ragazzo, non sono giovane, perché non sono anziano, no? Allora, la paura. Gesù dice, cioè nella Bibbia si dice tantissime volte, una volta per tutti i giorni dell'anno, si dice non temere. Dio dice non temere, non aver paura. Questo non aver paura il Signore lo dice anche a Maria, no? Attraverso l'angelo, non aver paura Maria. Ma Maria non aveva paura perché era piena di Dio, no? Era piena di Dio, aveva una fiducia immensa di Dio, quindi non aveva paura. Però questo refrain ritorna sempre: non abbiate paura, non avete paura, perché hai paura, no? E allora niente, riprendiamo in mano la nostra fede, affinché non avvenga che un giorno, dopo aver vissuto una vita di paure, il Signore venga sulla terra e dice: ma è possibile che non ho trovato nessuno che abbia fede sulla terra? Quando il Figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora qualcuno con la fede, no? Quindi paura, fede, ritorna sempre questo binomio, no? Caro Don Lucio, allora tutto è possibile per il nostro Padre Eterno, quindi fondamentalmente possiamo partire con il secondo brano, è un nuovo ingresso, quello dei Nuovi Orizzonti, un brano del 2019, 25 The Best Of è l'album, il titolo è proprio Tutto è possibile. Qualche parola dal brano: questo è il luogo che Dio ha scelto per te. Questo è il tempo pensato per te, quella che vedi è la strada che lui traccerà, quello che senti, l'amore che mai finirà. Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te, quella che vedi è la strada che lui traccerà, quello che senti, l'amore che mai finirà. E andremo e annunceremo che in lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla.
ci può vincere, perché abbiamo udito le sue parole, perché abbiamo veduto vite cambiare, perché abbiamo visto l'amore vincere. Sì, abbiamo visto l'amore vincere. Quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. E andremo a annunciare che in lui tutto è possibile. E allora i nuovi orizzonti dicono: e andremo e annunceremo che in lui tutto è possibile. E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere. A te, Don Lucio, questa breve riflessione su queste due parole. Sì, questo è, è l'ottimismo del cristiano, no? Aver puntato sul Dio giusto, no? Sul Dio unico, sul Dio vero, per cui tutto è possibile, no? Niente è impossibile a Dio, diceva l'angelo a Maria, no? Tutto è possibile, per cui sicuramente vinceremo noi. Dopo che l'hanno messo in croce, Gesù ha detto: non preoccupatevi, io ho vinto il mondo. E quindi tutto è possibile, anzi dice San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Che San Paolo ne ha passate di cotte e di crude. Però questa parola è una parola forte che potremmo ripetere anche noi nelle nostre case, nei momenti di difficoltà. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Caro Don Lucio, ci dispiace, siamo arrivati al termine, saremmo sicuramente stati felici di continuare questa disamina attraverso l'indagine dei testi sacri. Ma giungiamo dunque al termine di questo incontro e vogliamo cercare la sintesi per offrire motivi di riflessione e lasciare un qualche utile messaggio ai radioascoltatori. Allora l'ultima riflessione, l'ultimo messaggio lo vogliamo estrarre da questa considerazione. Vivere una vita da persona impegnata può anche nascondere angosce e paura, ma dona sicuramente tantissime gratificazioni vissute nella fede. Quale indirizzo per un cammino il più sereno, Don Lucio? Sì, dobbiamo cominciare a ragionare da cristiani, no? E quando vi dicevo che San Paolo nei momenti di difficoltà ha detto: tutto posso in colui che mi dà la forza, è questo che ci dà quella serenità, è questo che ci dà quella gioia, questo che ci dà quella forza, no? Per andare avanti, non perché le cose vadano meglio o migliorino di per sé, le cose possono andare anche malissimo, ma tutto posso in colui che mi dà la forza, e quindi anche gli ostacoli più difficili si superano perché lui mi dà la forza, non per le mie forze. Ebbene, dunque, Don Lucio, tutto nella fede e nella forza. Siamo arrivati ai saluti, alla benedizione finale e alla sigla. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Un amore che sostiene, un amore che apre i nostri cuori e i nostri occhi.
alla realtà del cielo. Grazie Gesù per il tuo amore. Donami di aprirmi a questo amore, che io possa divenire amore, per donare a tutti amore, amore.